Noi ci occupiamo di patologia vegetale, quindi delle malattie delle piante. Nell'ambito di questa materia, noi cerchiamo anche di sviluppare metodi e strumenti per contrastare l'introduzione di microrganismi alieni sul nostro territorio. L'identificazione precoce della loro presenza sul territorio è cruciale per aumentare le probabilità di controllo di questi patogeni. L'uso delle tecniche tradizionali basate sull'osservazione dei sintomi non è così efficace perché quando è evidente il sintomo, ormai il patogeno è entrato e si è stabilizzato e comincia anche a diffondersi. L'uso di strumenti che permettono di identificare gli organi di diffusione dei patogeni, quali sono per esempio le spore per i funghi, possono venire utili in questo senso perché permettono di identificare la presenza del nostro patogeno sia in aree nuove dove non è mai stato rilevato, sia sono utili per mappare la diffusione del patogeno mai introdotto, permettendo così di identificare, di mettere a punto delle strategie di contenimento più sicure. Il progetto pilota dal titolo Sviluppo di mezzi di sorveglianza contro la Clostridioides citrichiarpa va appunto in questo senso. È finanziato dalla LEFSA, l'ente europeo per la sicurezza alimentare e viene effettuato in collaborazione con diversi gruppi a livello internazionale. L'oggetto, il target è appunto la Clostridioides citrichiarpa, che è un fungo non presente in Italia e nemmeno negli altri paesi europei, ma è presente in molti paesi da cui noi importiamo gli agrumi. Infatti, pur essendo noi uno dei più grossi produttori di agrumi in Europa, importiamo fino a 3 milioni di tonnellate fra arance, limoni e mandarini dai paesi quali l'Argentina, Brasile, l'Uruguay o anche dal Sudafrica. In questi paesi è molto diffusa, quindi i frutti possono essere e comportarsi da vettori per introdurre il patogeno nel nostro territorio, quindi con gravi pericoli per l'economia agrumicola italiana. L'attività prevista è quindi quella di valutare l'utilizzo dei captaspore per identificare precocemente la presenza di Clostridioides citrichiarpa, identificando con mezzi innovativi quali sono quelli appunto biomolecolari. L'innovazione futura sarà quella di analizzare in automatico la presenza delle spore nell'aria, ottenere questi dati in tempo reale e inviarli per esempio ad applicazioni presenti nei smartphone che saranno utilizzati per aiutare a prendere le decisioni in campo.